Comincia la nuova stagione agonistica del Football Club Matese, che richiede sempre più maggiore impegno se vuole confermare lo straordinario risultato dello scorso anno. Noi con Emilio Bianchi abbiamo incontrato quelli che saranno i protagonisti certi di questa stagione, cominciando da mister Urbano, che certamente saprà ricostruire come sempre un'ottima squadra. Allora mister, squadra nuova ma ambizioni sono sempre le stesse. Ma le ambizioni ci devono essere, perché se non ci fossero le ambizioni non avrebbe senso neanche partecipare ai campionati. Squadra nuova, abbiamo cambiato forse troppo, ma non è dipeso da noi, perché diversi giocatori che hanno fatto molto bene lo scorso anno si sono accasati altrove. Abbiamo costruito un nuovo gruppo, ci stiamo lavorando e ci prepariamo a questa nuova stagione con degli ottimi propositi e soprattutto con la consapevolezza di che stiamo lavorando molto bene. Comunque per lei sembra una cosa difficile cominciare da capo con questi giocatori nuovi? Ma no, è normale, insomma, in questa categoria difficilmente si riescono a trattenere i calciatori, perché non esistono, anche se esistono, poi quasi nessuno li fa i contratti pluriennali, quindi l'allenatore è portato ogni anno a dover riniziare, non dico da capo ma quasi, però noi abbiamo iniziato con una buona base, abbiamo inserito i giocatori importanti per la categoria e siamo fiduciosi per poter fare un ottimo campionato. Ecco, il duo che penso che tutti mi invidieranno è Luazni Alfageme. Sì, avevamo anche l'anno scorso un'ottima coppia d'attacco, è stata sostituita tra virgolette da questi due calciatori importanti che sicuramente hanno dalla loro parte un po' più di esperienza. Stanno lavorando bene, sono molto affiatati e ci aspettiamo tanto da loro, me lo aspetto io, se l'aspetta la società, se l'aspettano i tifosi, e sono convinto che ci regaleranno delle grandi soddisfazioni. Allora, con Vincenzo Ricamato, che quest'anno ha la responsabilità del centrocampo, tu vieni da Cassino e qua ti assumerai delle grosse responsabilità visto il bel campionato dell'anno scorso. Beh, sicuramente qui l'anno scorso hanno fatto un ottimo campionato. Vengo qui con tante responsabilità, ma come sempre sono disposto a dare il meglio di me in campo. Senti, tu sei diciamo un centrocampista che è più votato verso l'attacco, è vero? Sì, a me piace inserirmi senza palla, sì. Sicuramente le mie caratteristiche sono molto offensive, però mi ritengo anche un giocatore difensivo, dai. Te la senti di fare una promessa ai tifosi di questa squadra? Beh, sicuramente vorremmo fare un campionato come l'anno scorso, quindi speriamo di fare, come ho detto, un ottimo campionato, quindi ce la metteremo tutta. Allora, Raffaele Corsale è per il secondo anno il responsabile della formazione di questa squadra. Cosa è cambiato in effetti? Ma nulla, abbiamo cercato dal punto di vista dei giocatori, abbiamo cercato di prendere dei calciatori che sposassero il nostro progetto, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista tecnico. E come ben sappiamo, noi vogliamo cercare di consolidare e confermare quello di buono fatto l'anno scorso. Ecco, ma che succede in queste squadre di Serie D che ogni tanto perdono tutti i calciatori? Io penso che anche altre società avranno gli stessi problemi, o no? Ma assolutamente, anche perché l'anno scorso abbiamo fatto un ottimo lavoro e abbiamo cercato di riconfermare quanto più calciatori possibile. Noi in parte ci siamo riusciti, abbiamo confermato il blocco di Piedimonte Matese, anche perché rispecchiano il nostro modus operandi di aggregazione alla squadra e sicuramente saranno attaccati al loro paese e quindi ci terranno a fare bella figura. Allora, il tuo colpo di mercato sicuramente è stato quello di portare qui a Piedimonte Luazni e Alfageme. Come ci sei riuscito? Anche perché le altre squadre adesso vi guarderanno con un occhio particolare. Ma io penso che sia Bruno che Luis sono dei calciatori normali che, se loro faranno quello che sanno fare, alzeranno l'asticella di questa squadra.